Perché voglio... Ceste. No. Ok. Perché c'è un'ape secondo voi? Ho perso l'immagine, aspettate, non la trovo più io. Voi la vedete, ma io non la vedo. No, un attimo solo. Aspettate un momentino perché ho perso la finestra. Secondo voi, perché ho messo l'ape? L'ape riguarda quale disciplina? Scienze. L'ape riguarda scienze. Vero? Ma la scienza, se noi la guardiamo da un altro punto di vista, in realtà tutte le materie sono scientifiche, no? Perché tutte le materie richiedono che cosa? Che abbiamo un bel cervello che funziona e che ci faccia ragionare. Quindi quando noi parliamo di logica, parliamo di ragione, parliamo anche di scienza, perché la scienza è logica, è ragione. Io adesso userò la scienza per spiegarvi la grammatica. Che dite voi? C'è relazione tra scienza e grammatica? Sì! Voi riuscite a vedere una relazione? Mi dite che relazione c'è secondo voi tra scienza e grammatica? Non ho capito, Sofia. Una cosa. Eh? Una cosa. Un po' per tutto è grammatica, e un po' per tutto sono tutte le materie. Cioè, perché in grammatica è sempre tipo i nomi delle parole di sempre sono sempre nomi. Ma che brava, ma quanto sei brava, ci siamo quasi, tutte le cose hanno un nome, è vero? Perché si studiano, devi partire una cosa. Bravissimo Domenico, la scienza studia le parti di una cosa, è vero? La scienza va a conoscere le varie parti di un qualcosa. La grammatica va a conoscere le parti di qualche altra cosa. Parliamo sempre di parti. Vi ho detto molte volte che le parole, molte parole che noi usiamo nella grammatica sono anche parole che poi vengono trasferite quando fate matematica, quando fate scienze, quando fate tutte le altre discipline. È vero? Tipo l'insieme, tipo ecco, uguale. Giusto per dire alcuni termini, tutte le cose hanno un nome, voi avete un nome, e il vostro nome serve per distinguere, per non confondervi con quelli del compagno o degli altri, e il vostro è unico, è vero? Così le cose, gli animali, le piante, ogni cosa ha un nome, ma questi nomi chi li ha dati? Dio. Dio ha dato i nomi alle cose, eh? Diego, fatti vedere. I creatori, i creatori di quel tipo la tazza, il nome gliel'hanno dato i creatori della prima tazza. Chi ha fatto la prima pasta? Bravissimo Davide. Così la ruota, il nome alla ruota chi l'ha dato? Chi ha costruito per primo la ruota? Oggi il computer, chi ha dato il nome al computer? Chi ha costruito il primo computer? È chiaro? Sì. Io vi ho detto che la lingua è una lingua, è morta o la definiamo una lingua viva? La lingua viva. Perché la lingua, noi diciamo che la lingua è viva? Perché nascono parole nuove ogni giorno. È vero? Più l'uomo progredisce, più scoperte fa, più comunica con gli altri, più parole inventa. Quindi nascono continuamente parole nuove, il vocabolario si arricchisce sempre di più.
non facciamo in tempo a imparare ad assimilare una parola che già ce n'è un'altra nuova che dobbiamo conoscere. Però, ritornando a noi, la scienza che cosa fa quando, ecco, ad esempio studia l'ape, no? La vuole vedere da vicino, dove la guarda? Per vedere l'ape molto da vicino, come è fatta, che cosa usa? Esatto, usa il microscopio per vedere i vari elementi, perché l'ape è molto piccolina, è vero? E quindi se io voglio vedere i particolari dell'ape, devo metterlo al microscopio. Quando noi facciamo la grammatica italiana, io vi ho sempre detto che è come mettere le parole dove? Io dicevo io, mettere le parole al microscopio, analizzarle tutte quante, è vero? Allora, io ieri mi sono divertita a fare un po' da scienziato. Lo sapete che cosa fa lo scienziato quando vuole esaminare un oggetto particolare più da vicino? Lo mettiamo al microscopio. No, quando vuole osservare particolare per particolare, fa una cosa che realmente non è che sia tanto carina, non lo fa però sugli animali morti. Che cosa fa lì? Liseziona, è vero? Liseziona pezzo per pezzo. Io ieri ho preso quell'ape, poi vi faccio vedere come l'ho sezionata con il programma con cui l'ho sezionata. E l'ho sezionata pezzo per pezzo. Che vedete qua voi? Ditemi che cosa vedete in questa immagine. E quali pezzi sono? Chiamiamoli, hanno un nome questi pezzi dell'ape? E li vogliamo chiamare un pochettino? Zampe. Questo è la parte posteriore del corpo, è vero? Perché gli scompare? Questo non è il pungiglione del corpo. Questa è la lingua, non è il. Cade quando punge, ma se non appunto. Allora, questa comunque è esatto, è una specie di pungiglione. Queste sono le antenne. Ok? Allora, voi immaginate che questi pezzi sparsi così in realtà siano le parole. Ogni parola ha una funzione, vero? Sì o no? Le ali, le zampe, il corpo, il busto, le antenne, la lingua hanno una loro funzione? Associare le diverse parti del corpo dell'ape alle diverse parti della frase? Sì, perché nella frase noi stiamo analizzando che cosa? Diego, voglio la vostra attenzione. Nella frase noi che cosa abbiamo? Andiamo un pochettino al metodo Montessori. Cosa abbiamo qui? I simboli della psicogrammatica montessoriana, ovvero, ancora una volta, siccome Maria Montessori era una dottoressa, quindi aveva una mentalità scientifica, tutta la sua metodologia è una metodologia scientifica, cioè parte proprio dalle scienze, anche per fare l'italiano. Abbiamo qui le figure geometriche, voi ce le avete davanti il righello con i simboli che vi ho dato io delle figure della psicogrammatica Sì, ma montessoriana?
Esatto, Alice, perfetto, bravissima. Allora, io non vedo Silvana, Cristian, Andrea. Ci siete? Mi fate sentire che ci siete, perché altrimenti mi sembra di parlare col muro. Questo è il Meet di Google, purtroppo, che funziona così. Ok. Come dobbiamo fare? L'importante è che tu mi vedi, Cristian, lo stai vedendo con lo schermo? Ok, quello è importante. Allora, nella psicogrammatica Montessori, che cosa abbiamo? Abbiamo una serie di figure geometriche, è vero? Abbiamo dei triangoli, abbiamo dei rettangoli, abbiamo dei cerchi e poi c'è quella specie di forma strana, quella gialla, che sembra il buco della serratura e poi quella specie di mezzaluna verde. Ognuna di queste ha una sua funzione nella grammatica, nel linguaggio, che possiamo paragonare un po' alle parti dell'ape. È vero? Le ali all'ape a che cosa servono? Volare, è vero? Le zampette anteriori a che cosa servono? Per afferrare il cibo, eh? La lingua che cosa serve? Quella specie di proboscide per succhiare il nettare dei fiori, benissimo. Le antenne all'ape a che cosa servono? Le antenne sono più che altro per dirle la direzione, Francesco, non per difendersi. Non sono pugnali, ok? Nella testa dell'ape che cosa abbiamo? Abbiamo gli occhi, l'apparato, la bocca, è vero? Gli occhi che sono quello che serve per dare la vista. Poi c'è la parte più importante in testa, il cervello, non lo so quanto sarà grande, quanto funzionerà, come può essere questo cervello dell'ape, non l'ho mai visto, quindi. Poi abbiamo il corpo, abbiamo il busto, c'è la testa, poi abbiamo il busto, nel busto che cosa ci sono? Altri apparati. Poi la parte finale dell'ape, diciamo il corpo finale, ok? Ognuna di queste parti ha una sua funzione. Ce l'ha o non ce l'ha una funzione ben specifica? Lo stesso discorso è nella grammatica. Ogni parte della frase ha una sua funzione. Allora, Diego, però seguimi un pochettino nella spiegazione. Quali sono le funzioni delle parole dentro la frase? Abbiamo che cosa? Il triangolo nero che cosa è? Che funzione è? Il nome. Il triangolo piccolo, azzurro che cos'è? Bravissimi. Il triangolo viola, il triangolo isoscele viola, quello stretto e lungo che... Pronome, che significa pronome? Che sono paroline che io uso al posto del nome. Quali sono i pronomi? I pronomi li usiamo quando dobbiamo coniugare il verbo io, tu, egli, noi, voi, essi, li chiamiamo pronomi. Domenico Pio, il microfono. Chiudi il microfono, Domenico Pio. Chi è questo? Diego e Domenico Pio, chiudete il microfono che mi arrivano disturbato. Ok, allora poi abbiamo la parte principale, quello che ha maggiore rilevanza nella grammatica valenziale, qual è? Rispondetemi, aprite il microfono e rispondete. Verbo è quello che ha la valenza
sento voci di sottofondo? Allora, nella lessicogrammatica montessoriana, il verbo con quale simbolo lo indichiamo? Ora aprite il microfono e rispondete. Il cerchio grande rosso. Ok, invece il cerchio piccolo arancione, che funzione ha? Una chiave, il buco della serratura non si capisce, è l'interiezione. L'interiezione in realtà non è molto, diciamo che non ha una funzione ben precisa nell'ambito dell'analisi grammaticale. Le interiezioni sono tutte espressioni dell'emotività, degli stati d'animo emotivi, no? Sono tutte le esclamazioni. Hai, porca miseria, quindi, ma davvero? Tutte quelle espressioni che comunicano un'emozione, si scrivono con il punto esclamativo, si chiamano interiezioni, ok? Però quello che a noi ci interessa di più è conoscere l'importanza di ogni parola per meglio definirla. Quindi, quando noi andiamo a fare l'analisi grammaticale, che cosa analizziamo? Analizziamo le singole parole e la loro funzione. Come in scienze si analizzano le varie parti dell'animale, le varie parti del fiore. L'avete fatto il fiore, no? Quando andate a studiare il fiore, che cosa conoscete? Che cosa vedete? Come è formato il fiore? Il pistillo, i petali, la corolla, il petalo, il sepalo, gli stami. Ognuno di questi organi, esatto, bravissima. Allora, ognuno di questi organi del fiore ha una sua funzione. Così, ogni singola parola nel discorso ha una sua funzione. Ok? Quali sono le funzioni? Ripetiamo, ricapitoliamo. Articolo, nome, verbo, aggettivo, congiunzione, pronome. Poi, che ho dimenticato? L'avverbio e le interiezioni. Ok. Qualcuno ha qualche difficoltà a distinguere il nome dall'aggettivo. Se io dico la rosa è profumata, che cos'è che posso rappresentare in un'immagine? La parola rosa o la parola profumata? È la rosa. Infatti, nell'analisi grammaticale io dico che rosa, che cos'è? Tutti quanti insieme, ditemi che cos'è rosa nell'analisi grammaticale? Loro dico rosa, che cos'è? No.
quindi, non potendola rappresentare, profumata nell'analisi grammaticale, che cos'è? Lo voglio sentire da tutti, se riuscite a collegarvi. Aggettivo femminile singolare. Perché femminile singolare? Perché noi abbiamo detto che le parole concordano in... L'avete studiato? Emilia l'ha studiato perché mi ha fatto il video e me l'ha mandato. In genere e il numero, bravissimi, vi sento disturbati, comunque la risposta mi è arrivata. Emilia mi ha fatto addirittura il video, perché la mamma, quando io dico di imparare qualcosa a memoria, molto intelligentemente mi fa il video e me lo manda, per cui io so che Emilia ha studiato e non la interrogo più, ok? Perché Emilia mi ha mandato il video dove ripeteva quello che io ho detto di imparare a memoria. Domenico Pio, per piacere, quel microfono. Ok, grazie. Allora, abbiamo detto che nella frase l'articolo, il nome, il verbo, l'aggettivo concordano in genere e numero, perché ha aperto il microfono, brevissima. Genere e numero, quindi se l'articolo e il nome sono al femminile, anche l'aggettivo sarà al femminile, è vero? Se è singolare, anche il verbo e l'aggettivo saranno al singolare. Se sono al plurale, tutte quante queste parti del discorso saranno al plurale. Allora, fino a che io analizzo le parole sono tutte staccate tra di loro, è vero? Io li guardo uno a uno al microscopio e dico, vabbè, queste sono le ali, questo è il busto, questo è il corpo, queste sono le zampe. Guardo al microscopio la frase e dico, questo è l'articolo, questo è il nome, quello è l'aggettivo, quello è il verbo. Ma li devo mettere insieme per dare un senso a tutte queste parti? Io sì. Se voglio avere il corpo dell'ape, lo devo mettere insieme? Sì o no? Sì. Sì. E per metterlo insieme lo faccio così a casaccio, metto la testa qua, aspettate un attimo se riesco a prenderli. Metto il corpo qua. Devo prendere le ali. Le ali le metto qua, attaccata alla testa. Il busto ce lo metto qua. Maestra, dato quella che sei piccolissima che ne vuole la testa. Che piccola e leggera, quindi se ne vola la testa. Se ne vola la testa con le ali, è vero? Poi la zampa, questa zampa posteriore gliela metto attaccata alle ali. È strano. La lingua gliela metto. Allora, secondo voi, quest'ape riuscirà mai ad essere una vera ape se io la metto così? No. No. Deve avere un senso rassemblare le parti dell'ape, no? Per farla volare, per farla vivere, perché così, secondo voi, che senso avrebbe? Cioè riuscirebbe l'ape a volare con le ali attaccate alla testa e la zampa attaccata alle ali? No, penso proprio. Quindi per poterla mettere insieme devo usare la ragione, devo usare la logica, è giusto? Sì. E la logica che cosa mi dice? Che la testa va davanti, in questo caso qui, attaccata alla testa che cosa abbiamo? Aspettate perché non riesco a prendere bene le immagini. Ma... attaccata alla testa che cosa abbiamo?
testa, il tronco. È vero? È attaccato al tronco, che cosa c'ho? C'è il muscolo. Il muscolo, è vero? E la lingua ce l'ho attaccata al busto? Dove ce l'ho attaccata? Alla bocca, è vero? Sì, non sembra, sta. Non sembra, sta. Queste sono le zampe posteriori. Se sono zampe posteriori, li posso mettere davanti? No. Devo mettere dove? Assolutamente no. Dove li devo mettere? Segui la camminata. Li devo mettere. Tutta storta. Li devo mettere dietro. Se non la camminata tutta storta. Esatto. Aspettate un attimo. Vuole andare indietro o a sinistra? Vuole andare alla destra o avanti? Queste qua sono le zampette anteriori, quelle che lei usa per mangiare anche, no? Dove li metto? Dietro? No, se li metto dietro, come fa a mangiare? È vero? Devo usare la logica. E la logica mi dice che se sono braccia stanno davanti. Questi sono ancora altre zampette che lei c'ha, che servono per aggrapparsi. Dove li metto? Li metto qui. Ora sono. Ok? Le ali dove li metto? Attaccate alle zampe? Non le metto attaccate alle zampe. Penso proprio. Li metto attaccate al muretto. Attaccate al corpo, è vero? E le antenne riceventi? Dietro al collo. Le antenne riceventi, dove li metto? Dietro al collo? Sopra la testa. Sopra la testa. Ok, la mia logica ha funzionato per ricostruire l'ape? Aspettate, perché le ali sono qua. Ho sbagliato, un attimo solo. Se riesco a prendere le ali. Ok, ecco. Allora, ho saputo usare bene il mio cervello, la mia logica per mettere insieme l'ape? Sì! E per mettere insieme l'ape, quindi che cosa ho detto? Che ho usato la... logica. La logica. E se io parlo di logica, in realtà, in italiano, di quale tipo di analisi faccio? L'analisi grammaticale? No. Quale analisi faccio? L'analisi logica. L'analisi logica. L'analisi logica, è vero, bravissimi. L'analisi logica mi dice che per costruire la frase io devo usare la testa, la logica. Voi il linguaggio, le frasi le dite perché avete imparato da piccoli a parlare. La costruzione della frase voi l'avete imparata quando ancora avevate un anno di vita. Sembra strano, non parlavate, però voi già a un anno avevate bene, chiaro, in mente come si costruisce la frase. E sì, Alice, poi quando avete iniziato a parlare, voi non mi avete fatto un discorso filosofico, avete iniziato a parlare facendo discorsi filosofici? No, ovviamente. Avete iniziato a parlare facendo delle frasi minime, è vero? Cioè, minime che significa piccole, minore, maggiore, minimo, minore. Quali erano le frasi che facevate da piccola appena avete iniziato a parlare? Ditemi una frase. Mamma. Mamma. Papà. No, quelle sono parole. Quelle sono ancora parole. Io mamma ci vorrà bene. No. A due mamma anni, tre anni. Chiedete mamma. Io a due anni come parlavo? Ci
lavoravate. Se avevate fame, che cosa dicevate? Mamma, preparami un piatto di pasta e spaghetti che ho fame. Maestra, Silvana, dimmi. Ha fame, mamma. Io vorrei dire solo che non c'è neanche papà. Ok, però seguimi un pochettino nella discussione, Silvana, ok? Allora, a 2 anni, cioè noi fino a 1 anno non parlate, sillabate, mamma, ma, pa, 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 ba, 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 la, la, la. È vero? Fate una serie e mettete una serie di suoni che in realtà sono sillabe. È vero o non è vero? Il vostro linguaggio inizia con le sillabe, però mentre iniziate a sillabare già cominciate a... Il vostro cervello già comincia a elaborare la costruzione della frase. Però a 2 anni, quando cominciate a dire le prime parole e ad associarle, poi dopo le sillabe vengono le parole. Quali sono le parole che vengono? Sono delle sillabe ripetute. E lo sapete una cosa? Che queste sillabe sono uguali quasi in tutte le lingue, vengono ripetute in tutte le lingue. Infatti, i suoni papà, mamma, in inglese dad, vero? Perché dad, papà, ok? Mom, in inglese mamma è mom. Allora, unendo le sillabe, ognuno poi, secondo la sua lingua, forma le prime parole. Unendo le sillabe si formano le prime parole. Mamma, mamma diventa mamma. Ma, Francesco, che dimmi? Ma mia cugina di 1 anno mi chiama Davide. Davide, per bene, eh? Esatto, come lo sente, perché ancora non pronuncia bene le sillabe, i suoni, ok? Siete scomparsi tutti, ditemi solo se ci siete o no, perché vedo solo Davide. Ok, io vedo solo Davide. Vabbè, l'importante è che ci siate, che interagite, perché io parlo col muro qui. Allora, stavo dicendo, quando voi iniziate a parlare da piccolini, 6, 7, 8 mesi sillabate. Man mano che crescete, queste sillabe unite cominciano ad acquistare un senso, ma un senso che viene dato da chi? Dagli adulti. L'adulto, mamma, ma, mamma. Che bravo, ha detto mamma. Papà, papà, papà. Che bravo, ha detto papà. Se poi quel pa è ancora più forte, papà diventa pappa, è vero? Maestra, e allora, infatti a volte invece di papà dice pappa. Esatto, e allora, la prima frase mima, e quando poi dice pappa, la mamma, che brava, ha detto pappa, vuole mangiare. È la mamma che interpreta e dà un senso a quello che il bambino dice. Per cui quando il bambino associa che papà è cibo e che il cibo lo dà la mamma, la prima frase minima che forma qual è? Mamma, ditemela voi, quale frase forma con queste tue parole? Mamma, papà. Bravissimi. Mamma, papà. È vero? È la prima, una delle prime frasi che il bambino formula. Maestra, però la cugina lo sa fare bene, diciamo solo una cosa benissimo. Cioè, cosa? Gli abbiamo insegnato a fare batti 5, solo quello sa fare benissimo. Vabbè, ma quanto c'ha tua cugina, Davide? Fa 1 anno. È ancora piccola. Come si fa 1 anno? Fra qualche mese vedrai che dirà mamma, papà, ok? Verso i 2 anni, 3 anni, dirà mamma, pappa, buona. E allora, prima ha
messo il nome. Poi ha messo che cosa vuole, cioè pappa è uguale a mangiare, quindi è quasi un verbo, un semiverbo possiamo dire, no? E poi addirittura esprime anche un giudizio. Com'è la pappa? Buona! La frase da minima, da mamma, pappa, frase minima, si espande, diventa più lunga. Mamma, pappa, buona. Che cosa manca? Esatto. Che cosa manca in questa frase per avere un senso logico? L'articolo. Bravissima Sofia. L'articolo e poi il verbo. Bravo anche Domenico. Mamma, la pappa è buona. È vero? È vero o non è vero, Francesco? E nel momento in cui io dico mamma, la pappa è buona, ho costruito una frase di senso compiuto e l'ho messa in ordine secondo una logica. Perché io abbiamo detto noi le frasi e le non frasi, vi ricordate? Quali sono le non frasi? Le non frasi sono un po' come le parole spezzate dell'analisi grammaticale. Le parole messe a caso. Esatto, messe a caso, senza nessuna logica. Quando io inizio a usare il pensiero, quindi la logica, vado a fare che cosa? Un'analisi logica della frase. Quindi vado a studiare la frase nella sua costruzione logica. Per cui vi ho detto che il nome nell'analisi logica, come lo chiamiamo? Vediamo. Saghetto! Bravissimo Domenico, il nome nell'analisi logica è il soggetto, mentre il verbo come lo chiamiamo? Predicato! Ehi, perché sento solo la voce di Domenico? Predicato. E l'aggettivo in analisi logica che cos'è? Come lo chiamo? Complemento! Ottimo, bravissimo Domenico. Allora, Diego che non vedo, Felice che non vedo, Silvana che non vedo, Andrea, Christian, Daphne. È chiara la differenza tra analisi grammaticale e analisi logica? Sì, tutto chiaro. È chiara? Allora, se è chiara, dobbiamo ringraziare, lo sapete chi? Maria Montessori. Bravissima, Maria Montessori, che da scienziata ha studiato scientificamente la costruzione della frase, ok? A me è piaciuta tantissimo questa cosa che ieri mi sono messa e ho fatto appunto questo lavoro per voi. Adesso, accidenti, sono già le 10, no, dovete staccare. Allora, adesso staccate. Allora, l'hai stampato il calendario, Rosalia, bellissimo! Mamma non me l'ha ancora. Maestra, oggi è nata la mia cuginetta. Auguri! Dov'è nata? Auguri! Dov'è? All'ospedale qui a Caserta, Rosalia? No,